Ciao ragazzi, sapete cosa vi dico? Che ancora una volta, sì Mario, va bene i video, va bene l'introduzione, ma devi essere più smart, devi essere più allegro, devi essere più veloce, devi far capire tante cose. Ma com'è possibile tutto questo? Ecco perché io, in merito a questi video, sotto ti ho lasciato un link importante, il perché sono nati questi video, quindi vai a dargli un'occhiata. Quindi proverò anche oggi ad essere sintetico e a farti capire quello che succede in palestra. Come sempre abbiamo il riscaldamento, la forza che sta sempre al centro del nostro allenamento e il workout finale. Nelle due stazioni di riscaldamento abbiamo 4 giri, fondamentalmente dobbiamo consumare calorie, attenzione quindi, e nei due giri abbiamo l'uso dei manubri e l'uso del bilanciere, quindi attenzione, segui bene questi movimenti. Noi, prima di vederci alla forza, ascolta quello che ha da dire Super Mario. Ciao! Fatto il riscaldamento? Hai ascoltato quello che ha detto Super Mario, ragazzi? Quindi ci troviamo alla forza. Una piccola parentesi, permettetemi. A proposito di forza, oggi su Instagram, velocemente, così a braccio, ho spiegato questo concetto tra forza e dimagrimento. Quanto vuol dire migliorare la forza? Ecco perché nei miei allenamenti ci si trova sempre, non è un caso. La forza è veramente importante per tutto, ma in questo specifico caso è collegata molto al dimagrimento. Questa è nata da una domanda, quindi ti lascio sotto il link della mia pagina Telegram e vai a dargli un'occhiata e magari ti agganci anche alla mia pagina, d'accordo? Quindi analizziamola bene. La forza di oggi è il power snatch. Questi sono movimenti olimpionici, sono quei movimenti dove veramente ci si dedica una vita. Io questi movimenti li inserisco perché danno veramente molta efficacia, ma sono difficili da imparare, ci vuole tecnica, pazienza e tanta pazienza prima di riuscire a padroneggiarli, ma una volta fatto vedrai, ti accorgerai che i benefici sono tantissimi. Quello che devi fare oggi con questo movimento è cercare di trovare un peso da 6x1 che ti consente di fare 6 ripetizioni e fai una scala fino a 9. Dopo, se ti rimangono energie e conosci il tuo 90% dell'1, quindi la tua ripetizione massimale, ripeti per altri 2 set. Se non sai di cosa sto parlando, di un RM, vuol dire una rep max, direbbero quelli bravi, la tua ripetizione massimale, sono dei calcoli che si possono fare, questo per avere sempre dei riferimenti più precisi per andare a migliorare appunto la vera forza, quindi senza lasciare nulla al caso. Se hai qualche domanda su come migliorare la forza, mi scrivi sempre sopra. Quindi esegui bene questo movimento e noi ci vediamo al workout. Ciao! E questo è l'allenamento finale, ragazzi, il workout, dove fondamentalmente ti servirà un manubrio per fare il dumbbell snatch. Non so se conosci questo movimento, è lo strappo con una mano, un movimento stupendo, veramente, dove la performance e l'efficacia è anche qui elevatissima. Dopodiché addominali e calorie da bruciare, quindi la sequenza che dovresti fare è questa, è 30-30. 10 calorie, 20 calorie, 10 30 calorie, quindi qui scendi e alle calorie sali. Questo è il lavoro che bisognerebbe fare. Se hai qualsiasi domanda mi scrivi. Grazie di aver guardato questo video, anche Super Mario ti saluta e noi ci vediamo domani. Allenati bene, ciao.